Buongiorno e benvenuti a Mezzogiorno Scienza, il nuovo format di Città della Scienza che, come sapete, è un centro di promozione e divulgazione della cultura scientifica e dell'innovazione tecnologica. Con questo nuovo format, Città della Scienza incontra le aziende del territorio nazionale e internazionale per dare delle risposte a delle domande che ci siamo chiesti e che ci chiediamo in questo periodo, che crediamo possono essere interessanti anche per voi. Com'è cambiato l'approccio e lo scenario dopo l'avvento della pandemia? Che cosa abbiamo imparato in questi 18 mesi? Soprattutto siamo stati bravi nel gettare le basi per vivere meglio il nostro futuro? Riusciremo a ricominciare meglio di prima? Ebbene, il nostro primo appuntamento quest'oggi è con Microsoft e abbiamo ospite qui con noi, benvenuta, la dottoressa Alessandra Valenti, Customer Success Manager di Microsoft Divisione Education. Come sapete, Microsoft è un colosso del settore dell'informatica, il principale produttore al mondo di software. Buongiorno, buongiorno Alessandra. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a te. Allora, sappiamo perfettamente, si parla tantissimo di lavoro agile, magari sente troppo poco di didattica online. Microsoft è riuscita in ogni caso a trasformarsi, ad offrire, a continuare ad evolversi, ad offrire un'esperienza digitale migliore a tutto il pubblico, in particolare ovviamente si è dedicata alle scuole, agli studenti, ai docenti, per questo futuro, che è un futuro sempre più ibrido, in cui si alternano appunto la didattica online, la DAD e le lezioni in presenza in classe. Qual è stato l'impatto della rivoluzione digitale sulle pratiche della didattica e della formazione secondo Microsoft? Azioni di supporto che Microsoft ha dato al settore dell'education italiano? Allora, innanzitutto questo è un momento di incertezza e di urgenza per il mondo della scuola e quindi Microsoft Italia, dopo aver formato ben 160.000 docenti italiani dall'inizio della pandemia, ha confermato il proprio impegno nel sostenere i docenti italiani attraverso delle tecnologie, delle soluzioni, ma soprattutto formazione, completamente gratuiti per aiutarli a garantire così la continuità didattica ai loro studenti. Come Microsoft crediamo che la formazione digitale continua e l'aggiornamento delle competenze del docente si rivelino fondamentali per incrementare anche la qualità dell'insegnamento e garantire così un'istruzione efficace nell'ambito anche di un'azione necessaria di rinnovamento organizzativo, strutturale e metodologico dell'intero sistema scolastico. A tale scopo, per quest'anno scolastico ha debuttato il progetto Didattica in Atto, che è un portale con percorsi on demand di formazione rivolti agli insegnanti, ai dirigenti e tutti coloro che quotidianamente si trovano a dover gestire le lezioni. L'iniziativa si traduce in un ambiente di apprendimento online che consente anche di accedere con semplicità e facilità a tutorial on demand, guide pratiche scaricabili, ha un calendario di webinar disponibili online nel nostro portale Microsoft Educator Center con consigli e buone pratiche per una didattica digitale efficace e collaborativa. Tra i tanti contenuti che vi ho appunto presentato ritroviamo anche dei percorsi organizzati dai nostri miei expert, che sono dei docenti, i nostri docenti innovatori italiani che già padroneggiano le soluzioni Microsoft, e tra questi ritroviamo appunto delle videopillole sull'utilizzo della nostra piattaforma Office 365 Education, che è completamente gratuita e può essere attivata a livello scolastico, in cui trovare anche degli applicativi e delle soluzioni molto semplici da poter condividere e utilizzare con i propri studenti. Tra questi Microsoft Teams, che è l'hub digitale che consente di creare anche delle vere e proprie aule virtuali di cooperazione e di interazione, e suggerimenti sull'utilizzo dei learning tools. I learning tools sono strumenti che migliorano le competenze di lettura e di scrittura degli studenti con difficoltà degli apprendimento, quindi BES, DSA, e in chiave di accessibilità si inseriscono affinché la tecnologia possa diventare anche il motore di una società più inclusiva.
E quindi ecco, Microsoft al passo con i tempi si è impegnata nel poter mettere a disposizione di tutti noi, non solo scuole, non solo docenti, non solo alunni, ma anche di tutti noi, anche all'interno delle aziende, degli strumenti idonei appunto per riuscire a lavorare nel modo migliore. Se ne è anche parlato nella Microsoft, nelle Due Day di Microsoft appunto 2021, che si è tenuto da poco e che effettivamente ha messo sempre di più il punto su quello che sarà appunto il concetto di ibrido. Credo che sia stato un po' questo il fil rouge, no, di questa edizione. Quali sono le soluzioni innovative che Microsoft propone quindi a questo punto per la didattica del futuro? Allora, come hai appunto anticipato, quasi un mese fa, ormai il 21 aprile, si apriva la giornata di EduDay, che è il più grande evento Microsoft nazionale dedicato al mondo della scuola, delle università e della cultura. È un appuntamento annuale giunto ormai alla sua sesta edizione che ha voluto essere un momento di confronto con le istituzioni, gli esperti del settore, le associazioni e i ministri per esplorare il concetto di ibrido, come hai appunto anticipato nella tua domanda, da diverse angolazioni perché abbiamo discusso di competenze, di nuovi approcci e metodologie, di nuovi paradigmi dell'educazione e di intelligenza artificiale a supporto del successo scolastico. Quello che ci immaginiamo per il prossimo futuro è una didattica ibrida, dove il digitale e il fisico si integrano e coesistono in maniera molto efficace, senza prevaricazione e dando vita a qualcosa, che offra maggiori, opportunità e potenzialità. L'appuntamento inoltre è stato anche un'occasione di riflessione perché abbiamo fornito una fotografia del panorama attuale sotto il profilo delle emozioni, perché grazie ai dati della Emotion Revolution Survey, che è ormai giunta alla seconda edizione, che suggella la collaborazione tra Microsoft e Pearlab, abbiamo prodotto e sviluppato quelli che sono gli effetti emotivi della didattica a distanza durante la pandemia per riflettere anche sul futuro dell'istruzione e della formazione del nostro paese una volta superata la fase emergenziale. Sicuramente, come anticipavi, in un'epoca anche di grandi cambiamenti per la scuola, come Microsoft ci focalizziamo anche sull'aggiornamento delle competenze e sulla formazione continua del docente e dello studente. A tal proposito ci siamo inseriti con differenti variegate soluzioni e strumentazioni. E tra queste ritroviamo la piattaforma Microsoft Educator Center, un portale completamente online in cui i docenti possono ritrovare una serie di percorsi, programmi di apprendimento, risorse e attività da sviluppare in classe e da poter appunto rielaborare a seconda delle esigenze scolastiche. Inoltre abbiamo anche attivato un programma di sensibilizzazione e avvicinamento alle materie e alle discipline STEM. Per ogni ordine grado, in particolar modo facendo riferimento anche ai nuovi linguaggi di programmazione e di informatica, e quindi a questo punto si inserisce anche il videogioco di Minecraft Education Edition, che è un gioco open world che sviluppa e migliora la creatività, il problem solving e la collaborazione in un ambiente completamente immersivo e coinvolgente, in cui gli studenti hanno la possibilità di collaborare, esplorare le proprie capacità anche di elaborazione e riuscire anche a sviluppare dei risultati di apprendimento tangibili. E proprio parlando appunto anche di apprendimento e di sviluppo anche di nuove competenze digitali, ci siamo anche inseriti sul fronte anche dei docenti, andando a realizzare una community di docenti e scuole d'avanguardia. A tal proposito vi ricordo che il 6 di maggio si è aperto il nuovo portale per la candidatura a Mie Expert e Showcase School. Il programma Mie Expert mira a riconoscere e valorizzare quelle che sono le esperienze e le soluzioni sviluppate dai docenti digitali. È un programma di certificazione completamente gratuito e i docenti hanno la possibilità appunto di lavorare anche con tecnologie d'assistenza per l'inclusione e partecipare ad eventi e percorsi di formazione Microsoft. Quindi vi invito a registrarvi, a candidarvi. Il portale è aperto fino al 15 di luglio e ecco.
Certamente, grazie, grazie. Sappiamo che Microsoft, tra l'altro, ha anche, come dire, pensato al mondo ibrido in relazione a quella che è, la cultura museale educativa, e questo ci riguarda ovviamente direttamente, visto che Città della Scienza è un museo scientifico, quindi l'offerta di Microsoft si è, organizzata anche in questo senso. Ecco, è una fase storica che noi conosciamo, che ha messo in difficoltà, in seria difficoltà, il settore della cultura, e il digitale può divenire uno strumento anche per ripensare l'esperienza museale degli studenti, soprattutto perché attraverso le gite scolastiche, le gite virtuali, loro divengono i principali fruitori del nostro patrimonio artistico e culturale. E quindi la contaminazione tra fisico e digitale diviene uno strumento molto utile per il trasferimento della conoscenza e l'apertura anche di nuovi scenari di apprendimento per rendere i musei più accessibili sia in questa fase di emergenza sia in futuro. A tal proposito, noi abbiamo avviato diverse collaborazioni e progetti a supporto. Vado a citare il principale con ICOM Italia, che è un network che riunisce moltissimi musei italiani, che ha avviato con noi una sperimentazione su Flipgrid, che è una piattaforma Microsoft gratuita per il social learning. I musei che fanno parte di questo network possono condividere attraverso questa piattaforma dei video dedicati alle opere, alle loro esposizioni e quindi offrire anche ai docenti e agli studenti dei contenuti di valore per integrarli alle loro lezioni, alle loro attività, a seconda anche del target scolastico, quindi per studenti di ogni età, dalla primaria all'università. E attraverso questa modalità gli studenti possono anche allargare il proprio scenario di apprendimento e guadagnare anche degli spazi di autocostruzione. E parlando appunto di Flipgrid, è una piattaforma che è stata acquisita da Microsoft nel 2015 ed utilizzata in 180 paesi e ha la missione, a mio avviso, anche di responsabilizzare e supportare i docenti nel coinvolgimento interattivo e multimediale degli studenti affinché possano anche esprimere maggiormente la loro creatività e la loro visione di studio. E la piattaforma si focalizza sulla realizzazione di video discussione e offre anche l'opportunità di condividere nuovi modelli di apprendimento attraverso la definizione di argomenti che sono i topics di discussione, seguendo anche lo spirito dell'apprendimento, dell'educazione socio-emozionale su cui ci siamo focalizzati particolarmente nel corso di quest'anno e che è anche la logica utilizzata dai social media. A mio avviso, appunto, ciò che rende anche universale l'esperienza pedagogica con Flipgrid è la possibilità di amplificare e riconoscere tutte le voci e il potenziale degli studenti. Pensiamo che è possibile utilizzarlo da casa, condividere le loro attività, le loro esperienze di apprendimento, ma innanzitutto va anche ad eliminare quelle che sono le barriere linguistiche, perché all'interno dei video di Flipgrid è possibile attivare la sottotitolazione automatica e perfino lo strumento di lettura immersiva che va a semplificare il processo di comprensione della lettura. Inoltre va anche a eliminare i problemi relazionali e promuovere l'empatia e l'inclusione. Benissimo, ecco le parole chiave di questo incontro. Quindi con Alessandra Valenti sono state rivoluzione digitale e mondo ibrido. Ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, per cui in sovraimpressione passeranno anche un po' tutti i riferimenti di Microsoft per quanto riguarda il recupero delle informazioni relative, insomma, a ciò che Alessandra ci ha raccontato. Alessandra, quindi voglio ringraziarti, grazie per essere stata con noi a Mezzogiorno Scienza. Ringraziamo Alessandra Valenti, Customer Success Manager di Microsoft, Divisione Education. Grazie a voi. Esattamente, allora quindi cari amici, noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicato, mi raccomando seguite le attività di Città della Scienza, sia quelle virtuali, quelle in presenza, seguendo i nostri canali social e il nostro sito internet www.cittadellascienza.it. Per quanto riguarda Mezzogiorno Scienza, ci vediamo alla prossima puntata, arrivederci.